Buonasera a tutti. In questa quarta lezione del corso didattica con la LIM completeremo il secondo modulo con la presentazione dei seguenti argomenti: il tutor didattico, funzioni e potenzialità della LIM. Passiamo al ruolo del tutor. Come viene definito tradizionalmente il ruolo del tutor online? La figura del tutor viene identificata come alternativa a quella dell'insegnante tradizionalmente inteso. In particolare, il tutor viene visto come promotore di una serie di interazioni più complesse, in primis la collaborazione e il dialogo studente-studente. Un'idea molto interessante che ci viene da Rogers è la seguente. Non si può insegnare, si può solo facilitare l'apprendimento. L'educatore non può essere più insegnante, ma in quanto facilitatore predispone l'atmosfera e il clima iniziale dell'esperienza di gruppo o di classe. Aiuta a chiarire gli scopi negli individui e a selezionare le risorse adatte per conseguirli. Dal concetto di zona di sviluppo prossimale di Vygotskij deriva invece il concetto di scaffolding, cioè chi apprende ha necessità di essere aiutato da sostegni umani, tecnici, organizzativi. Si sottolinea sempre più frequentemente che l'apprendimento è un'attività che muove dal soggetto, che deve avvalersi di strumenti o protesi che permettano di esercitare ed espandere le potenzialità interne. Si tratta, insomma, di allestire intorno ad ogni soggetto un ricco repertorio di risorse di apprendimento, tecniche, organizzative, interpersonali, in modo che questi possa trovare gli appigli più idonei a cui afferrarsi e procedere. Sintetizzando, possiamo identificare le funzioni della tutorship nel seguente modo: facilitare nel soggetto il riconoscimento di risorse da lui utilizzabili, incoraggiare, aiutare a provare, mostrare come si fa, rendere espliciti gli obiettivi, delineare delle possibilità, favorire l'interscambio e le integrazioni di tipo teorico-pratiche tra i diversi partner. È importante che in un'autentica comunità di apprendimento la tutorship diventi distribuita, cioè dovrebbe accadere che ciascuno possa essere tutore dell'altro. Il ruolo del tutor vero e proprio dovrebbe quindi consistere soprattutto nel liberare le energie necessarie ad attivare il sostegno reciproco tra i componenti dell'intera comunità e a esaltare lo spirito collaborativo, che a sua volta può contribuire a sviluppare tra gli studenti atteggiamenti più aperti e spingerli a pensare criticamente. L'azione di un tutor che opera online invece è molto più articolata e tende a diversificarsi sia in base alla struttura del percorso formativo, sia in base al taglio didattico. Per cui, in base alle caratteristiche dell'interazione in rete, si distinguono due profili: il tutor online, che si muove in un'ottica di real time o in maniera sincrona, e il tutor asincrono, la cui azione è più diluita nel tempo ed è più meditata. Vediamo come possiamo definire il profilo del tutor. Sicuramente non esiste nessuna definizione univoca del ruolo del tutor e generalizzabile. Si può solo riformulare la triplice articolazione del ruolo del tutor accettata dalla letteratura nel modo che segue: istruttore, facilitatore o tutore in senso stretto, moderatore e animatore. Uno stesso tutor può
può assumere diversi ruoli durante le fasi del corso in rete. Altrettanto ciascuno dei ruoli può essere interpretato da un diverso soggetto e delineare un diverso profilo. Vediamo sinteticamente i tre profili, le tre figure. La figura del tutor istruttore è quella più studiata. Il tutor istruttore può puntare su azioni in real time, utilizzando audio e video in formato streaming, oppure elaborare risorse riutilizzabili e utilizzabili in modo asincrono e garantire una maggiore elasticità nella fruizione da parte degli allievi. Deve essere comunque in ogni caso garantito il rapporto tra le competenze di un tutor istruttore e le competenze specifiche richieste dall'area disciplinare affrontata dal corso. Cioè, è preferibile che le funzioni di un tutor online siano svolte da persone che sono anche adeguatamente esperte nell'area oggetto dell'esperienza formativa. Passiamo al profilo del tutor facilitatore. Rispetto al tutor istruttore, il facilitatore dovrebbe possedere una gamma di esperienze più ampia e articolata. Dovrebbe comunque garantire una presenza forte, più forte, fare in modo che gli studenti non si sentano soli. È dimostrato che la capacità del tutor di produrre con regolarità feedback utili, meglio se personalizzati nel rispetto degli stili di apprendimento di ciascuno, incide positivamente sulla motivazione della classe virtuale. Infine abbiamo il profilo e la figura del tutor moderatore. Sotto molti aspetti, l'azione del facilitatore e quella del moderatore hanno elementi in comune. Inoltre, tanto più ampio sarà lo spazio concesso all'interazione tra gli studenti in funzione dell'elaborazione di un prodotto comune, tanto minore sarà di conseguenza il ruolo del tutor. Secondo lo schema di Paulsen, il ruolo centrale del tutor moderatore si esercita su tre piani, distinti e paralleli: organizzativo, sociale e intellettuale. A seconda dell'azione che il tutor intraprende, il suo peso su ciascuno dei tre piani tenderà ad essere diverso. Non è pensabile né auspicabile che un tutor concentri il suo intervento sulle azioni che si ripercuotono positivamente solo su uno dei piani indicati. Praticamente, una buona capacità organizzativa non può compensare carenze sul piano sociale. Così come un tutor con molta esperienza sui contenuti, ma scarsa capacità nella gestione delle interazioni in rete tra gli studenti di un gruppo che apprende, non può probabilmente garantire da solo la buona riuscita del corso. Le competenze specifiche del tutor moderatore animatore, tutte quelle precedentemente già indicate, dovranno indirizzarsi verso specifiche abilità nella gestione delle relazioni interpersonali e soprattutto nella gestione delle dinamiche comunicative e relazionali in rete. Insomma, un buon tutor dovrebbe essere un profondo conoscitore della netiquette e preferibilmente aver maturato una certa esperienza come partecipante a gruppi di discussione online. Un'ultima domanda che ci viene spontanea: come si formano le competenze del tutor online? Il profilo si forma soprattutto operando nel campo. Sicuramente ha maggiori possibilità di diventare un buon tutor online chi ha già esperienze di tutor nell'ambito della formazione a distanza tradizionale, chi opera da tempo come docente e avverte l'importanza delle nuove tecnologie, gli esperti sulla data area che comprendono i vantaggi della diffusione delle conoscenze attraverso le reti. Infine, un ultimo quesito: come diversificare i ruoli del tutor online? Recuperando il paradigma di Paulsen, si potrebbe immaginare una classica suddivisione di competenze tra figure.
distinte sulla base del piano su cui si troverebbero prevalentemente ad operare. In tal senso si può pensare, ad esempio, ad assegnare al ruolo, al tutor, soprattutto il ruolo sociale, coinvolgendo contemporaneamente un esperto di area per quello che riguarda i compiti che hanno ripercussioni dirette sul piano intellettuale, e infine un amministratore o un progettista per le funzioni organizzative e gestionali. Naturalmente la presenza di tre figure concorrenti alla soluzione dei vari problemi avrebbe certamente ripercussioni positive sull'efficienza complessiva dell'ambiente di apprendimento, per quanto non appaia una soluzione particolarmente economica. Bisogna però fare attenzione a non sovrapporre automaticamente l'eventuale ripartizione del ruolo complessivo del tutor in tre figure distinte relativamente agli effetti della sua azione, con un'analoga ripartizione che coinvolga le caratteristiche e le fasi della tutorship. Si può essere però tentati di immaginare che si possa assegnare a un esperto di area il ruolo dell'istruttore, a un tutor in senso stretto quello del facilitatore, a un progettista quello del moderatore. Ma questa soluzione porterebbe probabilmente ad un'eccessiva parcializzazione della funzione stessa del tutor, provocando contemporaneamente un parziale senso di disorientamento nella comunità degli studenti, che sarebbero sicuramente in difficoltà se si trovassero a dialogare con personaggi diversi e rigidamente distinti tra di loro. Che sia svolto da un solo autore o ne coinvolga un certo numero, la tutorship in rete è in ogni caso sintesi di compiti e tipologie di intervento ed è necessario che la sua impronta sia riconoscibile nel tempo.